È arrivato il momento, ragazzi. Kenny e Paki si stanno conoscendo. Ciao Pachino, ciao Patato. E sembrerebbe che vadano anche d'accordo. Kenny è sempre un po' restio con i cani così agitati. Paki no, eh. Paki non esagerare, sennò Kenny si incazza. È un po' troppo agitato per Kenny. Andrebbero anche d'accordo, ma Paki è un po' troppo esoso per i gusti di Kenny. Lo conosciamo come... Vabbè. Ehi, calma, Paki! Ok, Kenny, vieni qua. Seduto. Vediamo che combinano. Questo gli fa la punta, è un momento epico. Stavo aspettando questo momento da tempo ormai. Kenny, stai qua, non andare in strada. Vediamo cosa succede. Allora, litigare di base non litigano, non si stanno antipatici, diciamo, per questo ho deciso di slegare Kenny. Tutt'al più, se Paki esagera, Kenny comincia con un abbaiotto, che è il primo segnale, diciamo. Poi qualche ringhiata. E poi se proprio le cose vanno male si azzuffano. Cioè, nel senso, Kenny attacca sostanzialmente. Però vedo che comunque anche Paki rispetta abbastanza la sua privacy, perché comunque mi sa che ha già capito. E poi mi sa che... vedi, mi sembra poi anche di aver capito anche già che se Kenny gli dice qualcosa, Paki si calma anche abbastanza volentieri. Paki! Ehi! Patatino! Patatino! Ciao! Perlomeno Kenny non è geloso. Però lo vorrebbe conoscere, vedi, non è che gli sta sulle balle proprio. Dai, buono, Paki! Paki, allora, basta, Paki, devi solo giocare più tranquillamente, non è che è tanto difficile. Dai, su! Paki! È che ha la tendenza, anche se solo per gioco, ma Paki ha la tendenza a dare i morsicotti. Vedo che comunque vi arrangiate tra di voi. Kenny! Cosa vuole questo? Torniamo a casa, va? Che Kenny dopo un po' tende a stancarsi. È un cagnolino buono, però vuole anche i suoi spazi. Infatti anche con me spesso litighiamo, perché io lo strapazzo troppo e dopo un po' si stanca.
Allora vanno bene i bacini, vanno bene le carezze, però dopo un po' a volte è propenso ai giochi un po' più movimentati, un po' più violenti, e a volte invece non ne ha mezza e non vuole. E dopo andiamo a litigare davvero. Vero Fieri? E quindi niente, sì, dopo un po' ero un po' stanco di Paki perché lui è molto, molto agitato, un cagnolino molto agitato, sicuramente anche perché ha voglia di giocare, di sbordellare, ha voglia di coccole e di un padrone. Però è andata bene, dai, è andata come mi immaginavo, cioè che andassero d'accordo, ma che Paki avrebbe dovuto comunque tenere un po' le distanze, stare un po' tranquillo, ma penso che si aggiustino per questo, perché comunque vedo che Kenny se si incasta glielo fa capire e non andranno mai a litigare, perché Paki comunque è tranquillo, anche lui non è un cane rissoso. Se anche Kenny gli smollasse un morsicotto, gli aiuterebbe a impostare la loro gerarchia, che comunque vedo che si stanno già costruendo bene, perché Paki, quando Kenny gli spiega le cose seriamente, tende a sottomettersi, quindi andrà bene, andrà bene. Ciao, patato. Siamo alle solite qua, non si può entrare. Vuoi vedere Kenny? Chi c'è? Chi c'è? Ciao patato. Ciao patatino. Ciao. Quando viene a fare il giretto vi potete vedere. Dov'è Paki? Non è tanto interessante. Andate fuori, no? Dov'è? Eccolo là. Eccolo che arriva, molta leggiadria, eh. Ciao Paki, ciao, non saltare. Allora, vediamo, seconda prova. Venite. Stai fermo, Madonna, se sei agitato. Vieni, Ken. Buono, e morde i garetti. Stai calmino un po'. No, via, via. Se ne va. Kenny, vieni, dai. Guarda che lo capisci. Lo capisci, lo capisci. Tanto voglia di litigare, Paki non ne ha. Non ti caga, Kenny. Perché sei un zaccolone. Scemotto. Niente, non riesce ad avvicinarsi lentamente. Deve per forza fare il pirla. Kenny. Guardalo se vuoi giocare. La compagnia di Paki comunque. Ah, ma non riesce ad avere un approccio tranquillo? Per me vuole entrare in casa comunque. Ah, sì. Vuole entrare. Lo so che vorresti continuare a giocare, ma come vedi Kenny è già pronto. Kenny ama stare in casa. Ama la sua privacy, il suo divanino, e lui è contento. Ciao Paki, ci vediamo domani, eh.
Ciao patato, ci vediamo domani. No, non puoi entrare. Ciao. Ciao ciao. Un poverino.